Amici sportivi, ben ritrovati dal Campoli per il secondo tempo del match di quest'oggi tra Bocale Admo e Soriano. Iniziata adesso la ripresa, il parziale al termine dei primi 45 minuti è di 2-0 in favore del Bocale. I gol segnati al 24esimo minuto da Secondi, al 25esimo da Moio. Un 1-2 micidiale per il Soriano, che dopodiché non è riuscito quasi mai a superare la metà campo. Ci prova adesso con un'iniziativa valenzise, ben contrastato da Manganaro e Secondi. C'è stata una sostituzione nell'intervallo, è entrato in campo Giugioloni nelle file del Soriano, maglia numero 18 al posto del numero 8 Nicolovici. E dunque ha cambiato qualcosa mister Saladino, cercando la riscossa nei suoi. Giugioloni, che è un calciatore con caratteristiche offensive, e dunque cambia qualcosina. Diamo lettura dunque nuovamente delle formazioni scese in campo per questa ripresa, con Soriano in campo con Desio, Popa, Romeo, Clasadonte, Stillidano, Trovato, Valenzise, Giugioloni al posto di Nicolovici, Gallo, Curcio e Fabio. In panchina per mister Saladino ci sono ancora a disposizione Vescio, Piliaci, Tutino, Galati, Laria, Ruberto, Pellegrino e Zaffino. Il Bocale, che è sceso in campo nella ripresa con gli stessi 11 della prima frazione, presenta Caputo, Mercurio, Malara, Manganaro, Moci, Brancati, Secondi, Foti, Moio, Postorino e Puccinelli. Postorino, grande protagonista nel primo tempo, non è riuscito a trovare il gol, ci ha provato, è stato protagonista anche con l'assist del 2-0 e viene imbeccato proprio adesso Postorino, parte in progressione, uno contro uno con Romeo, che lo ferma. E Soriano riconquista la sfera. Vediamo collocato in avanti il nuovo entrato Giugioloni in coppia con Gallo. Giugioloni ha un fisico statuario, lo vediamo a fianco di Brancati. Sarà un bel duello in questa ripresa. Secondi recupera la sfera. Postorino, il tocco per Moio, che prova ad andare via. Moio salta in velocità. L'avversario arriva lì, Moio, il sinistro, sfiora l'incrocio dei pali. Occasionissima per il 3-0 di Moio. A tu per tu con il portiere, ha cercato di piazzare la palla sotto l'incrocio e lo ha semplicemente sfiorato. Riconquista la sfera adesso il Bocale. Secondi, Postorino, cerca Puccinelli, a vuoto il difensore, Puccinelli, il sinistro incrociato, sfiora il palo, altra grande chance, è partito col piede sull'acceleratore il Bocale, che meno di 60 secondi è andato vicino a segnare due reti, un po' come era accaduto nel primo tempo. Le ha sfiorati in entrambi i casi, prima con Moio, pallone che ha accarezzato l'incrocio, adesso il sinistro al volo di Puccinelli ad incrociare, che è sfilato sul fondo. Spegne a fondo campo intanto l'iniziativa del Soriano, che non ha fruttato nulla. Caputo con tutta calma sta per rimettere in gioco. Caputo, uno dei grandi portieri del campionato di eccellenza, è stato uno dei veri e propri colpi del mercato del Bocale, un'istituzione di questi tornei. Rilancio di Caputo, colpo di testa, si è scontrato Secondi con Romeo, per Curcio allarga sulla sinistra, perde il pallone però Fabio, riparte Secondi, prova a sorprendere Desio, una botta dalla distanza, però il portiere rientra e blocca la sfera, non era sufficientemente alta, buona l'iniziativa, era anche preciso il tiro di Secondi, il portiere però ha fatto buona guardia. Giugioloni cerca centralmente la sovrapposizione di Gallo, Brancati fa buona guardia, Manganaro riconquista la sfera, Secondi aggredito da Fabio, Mercurio, Moci. Anche in prima categoria io credo di maniera. Un
Popovic si chiama, Popovic. Manovra adesso il Soriano nelle retrovie, Fabio in verticale per Giugioloni, per Gallo, contrastato, poi Moci perde il successivo contrasto con Clasadonte sulla sinistra per Fabio, si accentra, cerca in mezzo l'inserimento sulla fascia destra di Valenzise, blocca in uscita Caputo. E parte adesso il bocale con la velocità di Manganaro, Puccinelli servito con chiusura perfetta di Popa in rimessa laterale. Lascia la battuta a Malara. Allenatore in seconda. Con le mani Malara cerca Moio che di testa prolunga per Puccinelli che non ha capito le intenzioni del compagno. E quasi regalano un calcio d'angolo. Il calciatore del Soriano sarà infatti calcio d'angolo, non è riuscito De Sio ad allontanare la sfera. Sarà il primo tiro dalla bandierina della ripresa, il sesto in totale per il bocale. 6-1 il conto dei corner con questo qui che sta per essere calciato da Peppe Foti. Sono salite le torri in area di rigore, le retrovie restano Manganaro e Mercurio. Colpo di testa tentato da Moci che quasi sfiora il primo gol con la maglia del bocale. Terza opportunità dunque per il bocale per trovare la rete numero 3 di questo incontro dopo i primi due gol del primo tempo di Secondi e Moio. Mercurio prova a lanciarsi ma il pallone è molto lungo, va a pressare fin sul portiere Mercurio. Un ragazzo grintoso, volenteroso, dotato di ottima tecnica come ha dimostrato in occasione del gol del vantaggio. Il Soriano intanto ci prova, iniziativa di Fabio, il pallone basso, c'è la segnalazione di offside sul pallone servito da Fabio, ha colpito male servendo di fatto Giugioloni, segnalazione di fuorigioco, probabilmente questione di centimetri. È pronto alla battuta Caputo, a rilancio con i piedi. Rinvio a cercare Secondi, si cerca sempre la sponda di Secondi, che sull'asse di destra ha formato una coppiata vincente con Postorino, erano davvero incontenibili nel primo tempo da quella parte. Poi con Mercurio, con l'aiuto di Mercurio anche una fascia destra si è trasformata in arma micidiale dal quale sono scaturiti i due gol biancorossi. Recupera palla Clasadonte, tocco centrale, Fabio dentro per Giugioloni, evita Brancati, cade a terra Giugioloni e viene ammonito per simulazione. Ammonito Giugioloni e il primo ammonito del match, il numero 18 del Soriano che ha eluso Brancati e finito a terra. Anzi no, chiedo scusa, era Gallo, chiedo scusa per l'errore, si trattava di Paolo Gallo. È finito a terra il numero 9 di mister Saladino e dunque ammonizione per simulazione per Gallo. Attacca nuovamente sulla sinistra il Soriano, guadagna una rimessa da fondo campo il bocale con Mercurio che protegge bene la sfera.
Caputo può incaricarsi tranquillamente dell'esecuzione del rinvio da fondo. Però il rinvio di Caputo, colpesta allontanare della difesa del Soriano. Siamo di nuovo in diretta con la trasmissione Universo Dilettanti, al quale aggiorniamo punteggio e risultato. Siamo al minuto numero 10 della ripresa, il risultato è sempre di 2-0 per il Bocale, che nei primissimi minuti ha avuto tre ottime occasioni per triplicare. Al terzo minuto, in contropiede, Moio ha saltato due avversari e dal limite dell'area ha calciato sfiorando l'incrocio. Un minuto più tardi, sul lancio lungo, Puccinelli al volo con il sinistro ha incrociato e ha sfiorato il palo opposto. E al settimo minuto, sull'angolo di Foti, il colpo di testa di Moci che si è spento al lato. Tre ottime chance per triplicare, mentre il Soriano si è fatto vedere due minuti fa in avanti con Gallo che ha saltato Brancati e finito a terra, e l'arbitro lo ha ammonito per simulazione. In effetti non sembrava ci fosse stato alcun contatto. Recupera palla adesso Clasadonte, allarga su Trovato, si difende dall'aggressione portata da Puccinelli. Recupera la sfera adesso Manganaro, all'indietro su Malara. La giocata di Postorino per lanciare Manganaro. Foti all'indietro su Brancati. Secondi, in posizione di playmaker, quando Foti si sgancia, si danno il cambio, i due hanno dei piedi che probabilmente con la categoria c'entrano ben poco. Piedi, qualità, visione di gioco, tecnica, due calciatori probabilmente sprecati per questa categoria. Attacca sulla fascia destra il Bocale con Secondi, Moci. Intanto ravvisiamo quello che è stato un po' l'inversione delle fasce da parte di mister Laface, che ha collocato Puccinelli a destra e Postorino a sinistra, li ha invertiti rispetto a quella che era la prima frazione e i primissimi minuti della ripresa. Manganaro all'indietro su Brancati. Postorino non riesce a saltare Popa. Manganaro di nuovo sulla sfera in verticale, cerca la sponda di Moio che però non arriva sul pallone. Il disimpegno in avanti però è sbagliato nuovamente Manganaro, poi il lancio di Foti per Postorino in velocità. Postorino prende la palla, il portiere con le mani è riuscito ad anticipare Postorino. Altra grande iniziativa del Bocale, e ancora una volta il portiere ha dovuto fare gli straordinari per fermare l'avversario lanciato a rete. Sono interventi rischiosi che possono portare a rigore. Il portiere però è stato bravo ad anticipare Postorino con le mani. Avanza adesso il Soriano, si sposta sulla sinistra, non trova Varchi. Clasadonte cerca centralmente Gallo, subisce fallo alle spalle da parte di Brancati, anzi era Giugioloni. I due fisicamente si somigliano, due attaccanti con un certo fisico, facile confondere. C'è la sostituzione, intanto viene cammato, c'è la segnalazione da parte dell'assistente. È il secondo cambio per il Soriano. Ciao Anna. Quindicesimo minuto. Doppio cambio in arrivo. Stanno per entrare in campo Laria e Tutino, maglia numero 16 e 14. Vedremo al posto di chi entreranno. Arriva la sostituzione,
Laria e Tutino prendono il posto di Valenzise e di un claudicante Popa, zoppicava da qualche minuto in effetti il numero 2. Dunque Laria al 16° minuto al posto di Valenzise e Tutino al posto di Popa quando è stato superato il quarto d'ora della seconda frazione. Calcio di punizione, c'è Curcio sul pallone, prova con il sinistro, si infrange contro la barriera e conquista la sfera Secondi, parte in contropiede il Bocale. Secondi si lancia, attende la sovrapposizione dei compagni sul secondo palo, c'è attenzione la sponda, Manganaro conclude, aveva tentato Secondi di cercare sul secondo palo Postorino, il pallone invece ha colpito Mercurio che era sulla traiettoria del pallone, è arrivata la sfera tra i piedi di Manganaro che ha calciato di prima intenzione con il sinistro, non si è coordinato bene e ha mandato sul fondo. Dovrebbe essere stata una sanzione, credo, per, se non ho visto male, per Romeo. Chiedeva probabilmente una distanza della barriera troppo ravvicinata al momento dell'esecuzione di Curcio, la palla si è infranta su Foti uscito dalla barriera e probabilmente le proteste erano legate alla distanza non regolamentare. Foti che cerca Postorino, il lancio è troppo profondo, pallone praticamente consegnato al Soriano che può adesso ripartire dalle retrovie. 18° minuto in corso nel secondo tempo, parziale sempre di 2-0 per il Bocale che ha avuto almeno 3 buone occasioni nella ripresa per poter triplicare e chiudere l'incontro. Malara di testa sovrasta l'avversario, prolunga Manganaro, Foti tocca su Moio, all'indietro per Secondi, non c'è nessuno che si sovrappone sulla destra, Secondi deve aspettare il movimento, restituisce a Foti, taglio centrale di Postorino, si accentra Postorino, doppio passo, Postorino è al limite, prova la botta con il destro di Postorino, ci sta provando con il destro un po' come ha fatto mercoledì in Coppa colpendo la traversa, non ha inquadrato la porta, vuole dimostrare Postorino di non essere dipendente esclusivamente dal sinistro. Si riscaldano intanto alcuni elementi della panchina del Bocale, vediamo almeno 5 calciatori che stanno effettuando esercizi di stretching. Malara, Manganaro, centralmente il Moio, la palla era in palla forse su una mano, era attaccata al corpo però l'arbitro lascia proseguire, Moio, Manganaro, sbaglia il disimpegno, Clasadonte riparte centralmente adesso il Soriano, Fabio chiuso da 2, allarga a destra, c'è stato il fallo, espulsione, cartellino rosso per Giugioloni che ha travolto Brancati mentre cercava la percussione. E dunque nuova svolta nel match con il rosso a Giugioloni, entrato nella ripresa, si è beccato il rosso diretto al 19° minuto, potrebbe essere il colpo di grazia questo per un Soriano già in difficoltà sotto di 2 gol. E dunque continua a rimanere a terra Brancati, speriamo non sia nulla di grave.
cioè, si chiede l'intervento medico. Intanto si prepara ad entrare in campo Tuzzato, sarà lui il primo calciatore del Bocale a scendere in campo. Vedremo al posto di chi subentrerà. Probabilmente mister Laface attende di sapere se Brancati è in condizione di poter tornare in campo. Si è rialzato Brancati. Secondi, accompagnato fuori dai compagni, è una grave perdita questa per il Bocale. 21esimo minuto, dunque, uscito Secondi, posto sostituito da Tuzzato. Speriamo non sia nulla di grave, perché Secondi è uno degli elementi importanti di questa squadra. Sarebbe gravissimo la sua perdita. Fascia di capitano che è passata ora sul braccio di Peppe Foti. Foti che cerca adesso con una sventagliata Puccinelli sulla destra, si sovrappone Mercurio. Puccinelli, tocco centrale, Postorino, di tacco gli restituisce la sfera, Postorino la riconquista, c'è il fallo però di Puccinelli. Ventitresimo minuto in corso, dunque sono andati via tre quarti di partita, risultato sempre di 2-0 in favore del Bocale, con il Soriano che adesso è in 10 uomini. Il Bocale che ha perso però Secondi per infortunio, sta perdendo praticamente un calciatore a partita alla face, speriamo non si tratti di qualcosa di serio. Puccinelli difende il pallone, attende i compagni, tocco centralmente per Moio, sponda all'indietro per Mercurio. Foti, Brancati in verticale su Manganaro, lotta sul pallone Laria, aggredisce tutti i portatori, intercetta la sfera, termina tra i piedi di Postorino, tocco in avanti. Scaramuccia tra Foti ed è il secondo cartellino giallo. Soriano che resta in 9. Ha trattenuto vistosamente Postorino, sono venuti a contatto poi successivamente i due. Ma già la prima ammonizione era più che sufficiente, evidentemente. Il primo fallo per meritare il giallo. E dunque al 23esimo minuto il Soriano resta in 9 uomini. E dunque Stillitano, che era stato dunque lui l'ammonito in precedenza, riceve al 23esimo della ripresa il rosso. In 6 minuti Stillitano ha preso 2 cartellini gialli. Sempre più in salita dunque la partita per il Soriano, ridotto in 9. È sotto di 2 gol. Bocale che può amministrare tranquillamente il doppio vantaggio a questo punto. Puccinelli prova a mettere in mezzo, pallone allontanato, Moci Tuzzato sul pallone, Tuzzato centralmente su Foti, si gira, cerca il movimento sulla sinistra da parte di Malara che si sovrappone
prima a Manganaro, poi a Postorino. Postorino che duella con Laria, gli soffia il pallone, riconquista la sfera Postorino, salta l'avversario, il contrasto al limite dell'area, commette fallo Postorino. Laria trattiene il pallone, allarga sulla sinistra, cerca di riassestarsi in difesa, in campo anzi il Soriano, solo in 9 unità, non è facile certamente anche per mister Saladino poter dare indicazioni costruttive per poter tentare una rimonta. Curcio, Laria, Postorino prova a fermarlo, Laria va bene, va via bene, tocco centrale, scivola Fabio, il Bocale prova a partire in contropiede, un 4 contro 4, Mercurio, palla sul secondo palo, allungata di testa da Clasadonte, la conquista Manganaro, e largo Manganaro ripiega la difesa del Soriano, Manganaro centralmente, la sponda di Moio, Manganaro ancora, cross verso il secondo palo, la sponda di petto da parte di Romeo e Desio conquista la sfera. Parte via sulla destra Laria, palla che passa tra i piedi di Moio, intercetta la sfera Foti, sono ormai sulle gambe i calciatori del Soriano. Postorino prova a fare tutto da solo, Postorino ne salta a due, arriva al limite, subisce fallo, calcio di punizione in favore del Bocale. Quando si è completato il 27esimo minuto, arriva il secondo cambio nelle file del Bocale. Sta per entrare in campo Zagari al posto di, vedremo chi sarà, esce forse Postorino, vediamo. Postorino si sta avvicinando forse alla panchina, in realtà stanno chiamando Puccinelli, sembrava fosse Postorino ad avvicinarsi, invece sta andando forse a farsi medicare o prendere indicazioni. Dunque al 28esimo della ripresa esce Adriano Puccinelli, ottima la prova del giovane esterno offensivo. Al suo posto entra Felice Zagari, altro giovane, ex vibonese. Dunque questa è la seconda sostituzione operata dal Bocale. Quarto cambio invece nel Soriano. Esce Fabio ed entra al suo posto numero 15 Galati. Calcio di punizione, la barriera fa impennare il pallone, Desio la conquista, la botta di Foti dunque è stata smorzata dalla barriera, dunque nulla di fatto. Quando mancano 16 minuti al termine del tempo regolamentare più recupero, circa una ventina di minuti separano il Bocale dalla prima vittoria in campionato. Moci duella con Gallo, entra in area Gallo, chiuso dal raddoppio di Foti, scarico all'indietro, ci prova un doppio tentativo calciatore rossoblu, il primo tentativo rimpallato dal difensore, il secondo termina abbondantemente alto oltre la traversa. È un 4-3-1 quello attuale del Soriano, ricordiamo è in 9 uomini. Non ha la testa.
Tuzzato, largo sulla destra c'è Postorino, si sovrappone ancora una volta Mercurio, centralmente Postorino, la giocata di Foti che manda a vuoto l'avversario, larga sulla sista per il nuovo entrato Zagari, cambio di campo nuovamente a cercare Mercurio, Bocale che cerca lo spiraglio con tutta calma, d'altronde forte di un doppio vantaggio sia nel punteggio che negli uomini. Foti, Mercurio, Postorino, la verticalizzazione di Postorino per lo scatto di Moio, pescato in offside dal signor Sportelli di Lamezia, il secondo assistente. Il primo invece è il signor Critelli di Catanzaro, dirige l'incontro il signor Lenti di Paola. Curcio, Clasadonte allargano, Mercurio non aggredisce l'avversario che conquista la sfera, tocco in avanti su Gallo che commette fallo su Moci e dunque punizione in favore del Bocale che riparte ancora una volta al piccolo trotto. Foti arriva sulla linea di metà campo, scambia serenità con Manganaro, fraseggio lungo da parte del Bocale che attraversa in orizzontale tutto il terreno di gioco, non c'è aggressione da parte degli avversari che solo adesso si avvicinano a Foti, cerca e trova Postorino sulla destra, Postorino, vedremo se sceglierà la soluzione personale, cerca in mezzo Moio, c'è il colpo di testa da allontanare da parte della difesa, Zagari prova ad aggredire il portatore di palla, viene bene fuori il Soriano senza rischiare nulla. Desio, Romeo, anche il Soriano stesso sembra un po' più orientato a difendere quello che è un passivo pesante e difficile da rimontare. Certamente un altro gol sarebbe ancora più pesante anche in ottica futura. Ci prova adesso Mercurio, percussione sulla destra di Mercurio, arriva sul fondo Mercurio, riesce a mettere in mezzo, guadagna il calcio d'angolo Mercurio, ancora un'ottima iniziativa del giovane ex Real Gioia, arrivato a gennaio, a dicembre dello scorso anno, è stato uno degli elementi cardine della squadra nel perfetto girone di ritorno disputato che ha condotto alla vittoria del campionato. Calcio d'angolo battuto corto, manovra al limite dell'area il Bocale, Zagari, pallone basso, Soriano tenta di allontanare, riconquista la sfera ancora Zagari, Foti, Postorino, Manganaro adesso in possesso palla, si va molto lentamente, Postorino perde per un attimo il pallone, aggredito alle spalle, Manganaro ancora riconquista la sfera, palla sulla destra a cercare Mercurio e ancora una melina da parte del Bocale che staziona nella tre quarti avversaria, prova la botta dalla distanza, ci ha provato Tuzzato dalla distanza, palla sul fondo, non ha inquadrato lo specchio della porta centrocampista, subentrato ricordiamo a Leo Secondi, uscito accompagnato dai compagni, scusate il gioco di parole, portato a braccio, ci auguriamo per lui che non sia qualcosa di grave, sarebbe una brutta tegola perdere un calciatore con le sue qualità. Sulla verticalizzazione a cercare Gallo, Moci fa buona guardia, la difesa del Bocale riconquista la sfera, Foti cerca lo scatto di Postorino che ha ancora benzina per provare a puntare l'avversario, Postorino uno contro uno, saltato l'avversario, Postorino entra, il tocco a smarcare Zagari, prova la botta Zagari, chiuso in angolo da Romeo, ultimo baluardo del Soriano, ancora una volta Romeo, guadagna un nuovo tiro dalla bandierina il Bocale, l'ottavo di questo match.
quasi tutti non mi piacciono. Calcio d'angolo, altra opportunità per poter chiudere il conto, palla battuta corta per Zagari. Zagari prova il tiro a cercare sul secondo palo, la palla però è lunga e sta per terminare addirittura in fallo laterale, viene tenuto in campo dal calciatore del Soriano che tenta di ripartire adesso. Gallo solo contro 8 avversari in maglia rossa, davvero un'impresa, servirebbe al pur esperto calciatore del Soriano per avere la meglio. Tuzzato avanza in tutta tranquillità, porta la palla, allarga a destra, sta per entrare in campo intanto Polimeni, il giovane classe 2002, classe 2002 che ricordiamo ha segnato il primo gol ufficiale della stagione del Bocale nel match di Coppa a Bagnara con un tiro cross dai 30 metri che ha sorpreso il portiere della Bagnarese sbloccando il match che poi il Bocale vinse per 3-1. È un 2002, non va dimenticato, ha dimostrato personalità finora nelle partite disputate, quest'oggi è stato preferito Malara che ha fatto veramente molto bene, è comunque un giovane di sicuro affidamento questo Polimeni che tra prima squadra e settore giovanili sicuramente quest'anno potrà dare un grande contributo. Ancora scambi continui, un possesso palla estremo da parte del Bocale che non infierisce, non riesce a trovare il pertugio per chiudere il conto. Zagari ci prova adesso dal limite, prova la botta murato da Galati. Postorino tenta lo scatto di cercare in profondità lo scatto di Tuzzato, esce però Desio e fa su il pallone. Nulla di fatto ancora. Polimeni in attesa di entrare a bordo campo. Vedremo al posto di chi subentrerà. Soriano che non si sbilancia, ormai la situazione è compromessa e dunque sarà molto difficile poter recuperare questo doppio svantaggio. Siamo nuovamente collegati con Universo Dilettanti e il 38esimo minuto della ripresa non cambia il parziale qui a Bocale, sempre 2-0 per i padroni di casa. Soriano che però è in 9 uomini per i due espulsi, Giugioloni al 19esimo minuto da poco in campo e 4 minuti più tardi il doppio giallo per Stillitano, dunque un'autentica scalata servirebbe alla formazione ospite per rimontare, non ci sta neanche provando più di tanto. Ci prova invece Manganaro con una staffilata da fuori, palla però abbondantemente al lato ed è il momento per la terza sostituzione in casa Bocale, sta per entrare Polimeni al posto di Malara, staffetta dunque sulla corsia sinistra tra i due giovani talenti della formazione di La Face. Applausi scroscianti per Malara, protagonista anche oggi di un'ottima prova. 39esimo minuto dunque, fuori Malara. Dentro Polimeni, Malara a quale ribadisco le mie personali scuse per aver sbagliato il nome di battesimo mercoledì durante il match di Coppa, l'ho ripetutamente chiamato Diego Malara, in realtà è Dario Malara, quindi mi scuso con il giovane terzino e l'errore nel nome, però certamente non rende meno di valore le sue prestazioni. Ci prova adesso con una girata a Gallo, senza problemi blocca Caputo, Foti per il nuovo entrato Polimeni. Manganaro aspettava il pallone, si ferma, avanza invece Polimeni, resta nelle retrovie Manganaro. Mercurio, Foti, ecco Polimeni in possesso palla, appoggia su Manganaro,
chiama la triangolazione Polimeni, riesce a mettere un bel pallone in mezzo, non c'è però nessuno sul secondo palo, aveva tagliato sul primo Tuzzato, e c'è adesso l'ultimo cambio nelle file del Soriano. 41esimo minuto, entra il numero 19 Pellegrino, esce Gallo. Quarantunesimo della ripresa, anche l'ultimo baluardo offensivo del Soriano, Paolo Gallo, abbandona il campo, sostituito da Pellegrino. Ha fatto il possibile solo contro tutta la difesa ospite, tutta la difesa di casa, soprattutto da quando Giugioloni si è fatto espellere. Dunque cambi terminati per il Soriano. Ne avrebbe ancora due a disposizione mister Laface, che sta per operare la quarta sostituzione. Sta avvicinando Lori, Hermes Lori, capocannoniere lo scorso anno con le maglie di allievi juniores, 19 reti tra campionato allievi e campionato juniores, è stato il bomber assoluto in casa Bocale della stagione 2017-2018, 9 gol nel campionato juniores, 10 in quell'allievi, compresa una pesantissima nel play-out decisivo contro il Castrovillari, la vittoria per 3-0 che ha consentito alla formazione allievi del Bocale di rimanere nella categoria, ovvero nel campionato allievi Elite, che da quest'anno si chiama campionato Under 17 Elite. Si sta avvicinando anche Caroleo, se non vado errato, dunque saranno probabilmente loro due a subentrare, saranno gli ultimi due cambi del Bocale, i due giovanissimi Lori e Caroleo, attaccante e difensore. Anche Caroleo tra gli assoluti protagonisti nel settore giovanile biancorosso dello scorso anno, leader difensivo sia degli allievi che della juniores. Ed ecco il doppio cambio, dentro Lori e Caroleo. Esce Carmelo Moio, al suo posto dunque Hermes Lori. Carmelo Moio, autore del gol del 2-0. Manda Baggi verso la tribuna. E l'altro cambio, entra Kevin Caroleo al posto di Alessio Mercurio. Un altro scambio sostituzione tra Under. Anche Mercurio, applausi. È stato lui l'assist man in occasione dell'1-0 segnato da Leo Secondi. È ripreso il gioco, siamo nel penultimo minuto del tempo regolamentare. Operate tutte e 10 le sostituzioni a disposizione dei due tecnici, dunque formazioni rivoluzionate rispetto all'inizio partita. Manganaro con la sua serie di palleggi ormai diventate un marchio di fabbrica. Ha provato poi il sinistro, ancora una volta non ha inquadrato lo specchio e la porta. È andato via con 5-6 palleggi, Manganaro è un po' il suo marchio di fabbrica, un po'. Centrocampista sicuramente estroso di carattere. Intanto la verticalizzazione tentata su Tutino, fa buona guardia Polimeni con l'ausilio di Brancati, che prende un colpo da Tutino. Riprende il gioco con Caputo su Brancati, Manganaro.
Foti, gira su Moci e senza recupero l'arbitro pone fine al match. Si chiude al 90° minuto, dunque la partita tra Pocale e Soriano vince 2-0 la formazione di casa. A segno al 24° minuto Leo Secondi, al 25° minuto, dunque dopo appena un giro di lancette, Carmelo Moio. Soriano che nella ripresa è rimasto in 9 uomini a causa dell'espulsione di Giugioloni al 19° e di Stillitano al 23°. Pocale che porta a casa la prima vittoria del campionato dopo due pareggi nei primi due match e mantiene dunque l'imbattibilità della stagione. Intanto c'è qualche scaramuccia a centrocampo tra Clasadonte e Postorino. Peccato perché sembrava si stesse terminando su con tutta tranquillità. Vediamo un po', sta cercando di ripristinare la calma in campo. Dunque riepilogando, Pocale che batte Soriano 2-0, i gol di Secondi e Moio nel primo tempo. Pocale che sale a 5 punti in classifica e si prepara per la trasferta di Paola del prossimo turno. Soriano che resta fermo a quota 1, punto conquistato in quel dia, in casa contro l'Agri una settimana fa. Situazione difficile in casa rossoblu. Per il Pocale invece le prime soddisfazioni che arrivano anche in campionato dopo quelle in Coppa. 6 partite tra campionato e Coppa, 3 vittorie e 3 pareggi, imbattuta la formazione di La Face che per la seconda partita di campionato in su tre mantiene la propria porta inviolata. Per il momento è tutto dal campo lì di Pocale, vi ha raccontato questo match Domenico Geria, le immagini e la regia sono di Bruno Taverna. Ci risentiremo poi per le interviste post partita. Per quanto riguarda il match, il risultato finale, Pocale batte Soriano 2-0.